Io Bernardo, al posto te Laura, come mia sposa, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Laura accolgo te Bernardo come mio sposo, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Benvenuti a questa nuova puntata di Mosaico. Ancora una volta riusciamo a riprendere un bel matrimonio. Devo dire, penso suppongo all'insegna dello sport, perché insomma mi è stato subito donato questo, come possiamo chiamarlo? È un bouquet. Come si chiamano i fiori che si mettono sopra le panche della chiesa? Come si chiamano? Come si chiama? Io non lo so mica. Come si chiamano? Non è un centrotavola, è un centropanca, come si potrebbe dire? Stanno arrivando gli sposi, intanto vi ricordo che siamo davanti alla chiesa di San Francesco, a Susa. È un falso allarme, perché io ho detto ai parenti simpaticissimi, elegantissimi, appena gli sposi escono, per cortesia fatemelo sapere, perché io ora vorrei parlare con loro, ma giustamente non posso per nessun motivo perdere il momento più importante del matrimonio, quando gli sposi escono dalla chiesa. Allora, sapete cosa facciamo? Ci mettiamo qua, così riusciamo da questo bel balcone, riusciamo a vedere la chiesa all'interno e capire quando loro usciranno. Ma nel mentre proviamo a conoscere alcuni dei tanti invitati. Giustamente sono tutti di spalle, perché siete qua. Ecco, questa volta in via eccezionale butterete il riso dall'alto, eh? È molto particolare questa chiesa, eh? Ricordiamo che siamo a Susa, eh? Come ti chiami? Silvia. Silvia, tu chi sei? Parente della sposa? Amica della sposa. Oh, questa volta fanno sul serio. Arriva veramente? Arriva. Mi fate gli scherzi o sta arrivando? Allora dai, dai, ci siamo anche noi con le nostre telecamere. Scoop, io non lo sapevo, ma che meraviglia! Questo è un matrimonio con un bambino già nato, vero? E così mi confermate? Sì. A proposito di bambini già nati, vedo che anche tu, insomma, non è che ce lo fai qua questo maschio o femmina? Maschio, maschio. Come ti chiami? Elisa. E lui come si chiamerà? Bartolomeo. Bene, allora tanti tanti auguri, ma io oggi voglio parlare soprattutto di loro. Mi ricordi come si chiamano questi sposi? Laura e Bernardo. Ecco, tu sei amica e parente di? No, io sono amica di Laura. Ecco, dalla parte della sposa. Che belli orecchini che hai. Ma se vuoi te la presento, che fa orecchini, se puoi pubblicizzare. E questa signora pettinata molto molto bene, così fa gli orecchini. E tra l'altro fa bene anche le riprese, perché io ho visto, hai fatto delle riprese benissimo, meglio del mio Simone che dietro le telecamere, che ringrazio, anzi ne approfitto, voglio ringraziare tutti i ragazzi che mi aiutano a fare questo programma, perché ci divertiamo da morire, però è un programma molto impegnativo, perché seguire i matrimoni non è facile, perché noi insomma lo vogliamo fare ma con discrezione, senza disturbare troppo la privacy della cerimonia. Ma sai che mi piaci proprio, perché sei chic ma anche disinvolta, elegante. Vieni qua. No, sei pelo, terzo, quarto. Come ti chiami e dove abiti? Laura, abito a Bussoleno. Sono anch'io un po' titolare di Laura, della sposa, mi chiamo Laura. E hai questa passione, fai gli orecchini? Faccio di tutto. Faccio di tutto. E lei è tua figlia? Mia figlia. Allora, andiamo avanti, parliamo un po' con i ragazzi, non è mai facile, non è mai facile, perché i giovani snobbano un po' le televisioni. No, no, non è così. Senti, bello il tuo look, avete visto com'è originale questa collana, dove l'hai comprata?
Questo è il regalo di mio nonno. Hai giurato, perché si capisce che insomma è un valore affettivo. Sì. È molto vissuta. Da dove arriva? Da mare verso giù comunque. Sicilia, Calabria, sono quelle cose fatte di corallo, diciamo. Senti, tu chi sei? Parente di? Sono l'amico, ma amico vicino di casa di Bernardo. Da 10 anni praticamente. Ma Bernardo gioca a pallone perché... Tantissimo, è un grande, ha la passione del pallone. Okay. Ma lo fa come professione o...? Ma diciamo anche un po' per hobby, lui lavora moltissimo, essendo che ha anche il figlio e la moglie comunque da mantenere, è un bravo ragazzo veramente. Però gioca anche a pallone. Sì, gioca anche a pallone infatti, è come un hobby diciamo. È un hobby. Però diciamo che lui è veramente bravo a quei livelli e non so, forse lo pagano anche per quello comunque. Vabbè, adesso non vogliamo andare troppo così, no. Comunque. E chi è questa bella signora vestita di Tiffany? Questo è proprio il colore dell'anno, per quanto concerne il matrimonio. Dello sposo. Sì, la sorella dello sposo. Hai fatto da testimone? Da madrina a mio nipote. Ah, giusto, perché in questo matrimonio c'è anche il battesimo. Ringraziamo anche il parroco che è stato davvero molto carino a celebrare queste due cerimonie insieme. Sì. Allora tu sei la comare. La madrina. La madrina. Sono i testimoni. Giusto. Sono i testimoni. E voi fate interviste? E noi siamo qua per riprendere questo matrimonio e lo mandiamo in televisione. Figata, ciao! Dillo, come hai detto? Figata, ciao! E quando vedo un cappello appoggiato sulla testa di una signora, cosa vuol dire? Sono la mamma dello sposo. Ecco, volevo dire questo, che spesso la mamma dello sposo e della sposa indossano il cappello. Come ti senti, a tuo agio? Sì, a mio agio, molto. È la prima volta nella tua vita? No, l'ho già indossato altre volte, però è un componente che mi piace molto, quindi con l'occasione del matrimonio di mio figlio ho preferito... indossarlo, mi piaceva. A me piace molto il cappello dello stesso colore della pochette. Che fortuna! Allora, parliamo del tuo figliuolo, ne hai uno solo? 3. Tutti e 3 maschi? No, 2 maschi e una femmina. Bernardo, Francesco. Ma è il primo che si sposa? Sì. Che emozione. Sì. Ma cosa si prova a portare un figlio all'altare? Lo so che è una frase banale, però... Le mamme sì, ha una grande emozione comunque. Poi noi abbiamo una bella storia. Perché? Noi 4, perché siamo stati sempre molto uniti. Un po' difficile, quindi per noi è una realizzazione molto bella. Cioè tu e i tuoi 3 figli siete stati sempre... Molto uniti, molto sì. Uniti. Un percorso di vita molto... E hai cresciuti te questi ragazzi? A un certo punto della... sì. Della vita sì. Anna, tu invece sei la mamma della sposa di Laura e sei anche la nonna di Niccolò. Di Niccolò, sicuramente sì. Senti, ma vedo che Laura in questo momento insieme al suo bambino vicino a una signora seduta. È la nonna Bis che è venuta dalla Calabria. Cioè sarebbe tua mamma? No, mia suocera. Ah, ok, tua suocera. Non sta tanto bene, sta seduta per quello. Infatti allora è stata qui che c'è un po' più di aria e... così respira un po' di più. Ma io ricordo che siamo a Susa e anche se è agosto, insomma, qua si sta benissimo. Dai, siete davvero in montagna. È una bellissima giornata. Guarda che signore carino con l'ape. Tra l'altro questa chiesa è così in un posto di passaggio, ma un viale molto bello, è arroccata su questa collina, perché Susa è molto storica. Una città turistica, piena di turisti, è una bella cittadina, sì, infatti. Bene, ti lascio perché voglio andare a conoscere la nonna Bis. Eccola la nonna Bis che arriva per l'occasione dalla Calabria. Sì. Senti, ma come ti chiami? Nilda. Dove abiti esattamente? A Paola. Dai, ma lo
sai che anche la mia nonna era originaria di Paola? Perché si dice che l'origine si prende sempre dal papà, però io dalla parte di mamma sono proprio calabrese. Sei Paola? Sì. Meno male, brava. Il posto però fa caldo, insomma, sì, vicino sì, al mare. Sì, sì. Senti, quando riparti? È il 7. Allora stai un po' di giorni qua a Susa, al freddo. Sì, sono già 15 giorni che sono qua. Ma ci dici qualche ricetta un po' particolare calabrese? Tu stai lì e non ti muovere. Allora, com'è questa ricetta? Come si chiama? Polpette di melanzane. Ah, sono tanto buone. Guarda, a me piacciono da morire, non riesco a farle a bene. Tutti piacciono. Ma qual è il segreto? Fai bollire melanzane? Sì, sì. E poi ci metto basilico, tanto parmigiano. E poi dimmi un'altra ricetta. Un'altra? La pasta al forno. Come fanno i napoletani, la pasta al forno con le polpettine. Chi è questa bella signora con questo abito nero, monospalla? È mia figlia. Hai visto, eh? Ha un bell'abito corto, eh? È vero? Fa vedere le gambe perché se lo può permettere, io invece sempre con questi abiti lunghi, che noia. Ma non sei tanto abbronzata, ma tu abiti in Calabria? Sì, sì, abito in Calabria. Scusa, ma sono più abbronzata io, dai! Segreto professionale. Ma no, non ti piace il sole, non vai al mare perché ce l'avete sempre? Non posso, perché è una questione di problemi. Ah, ok, io non volevo così, però ho detto, arriva una persona a Calabria, me la immagino nera come il carbone. Sì, ma a tempi che furono erano nerissima. Mi piace stare in spiaggia, voi avete una spiaggia bella, bellissima, pulita. Bellissima, bellissima. Vero? Sì. Dimmi un po' una ricetta anche tu che poi ti vengo a trovare in Calabria. Una ricetta. Un sugo buono da fare d'estate. Adesso, allora, prima intervistavo la nonna e mi suggerivi tu. Adesso magari intervisto te e suggerisci il tuo compagno. Mi riprendi? Ma guarda che bello questo computer, eh? Guarda che fa, è un tablet, eh? Vedi che fa le foto. Qua ci facciamo le foto e le riprese a vicenda, uno con l'altro. Allora, aspetta che arrivo. Sei innamorata di questo uomo? Sì, qua? Sì, tanto. Dov'è lui? Reggio. Beh, bellissima. Ragazzi, allora io ti lascio, vado da lui, perché io sono stata per lavoro a Reggio Calabria 2 anni fa, ma guarda, veramente, la chiamano, la chiamate, la Miami italiana, ma è vero. E perché la capitale d'Italia? Sulle targhe c'è RC, Roma Centro, io dico la capitale d'Italia, no? Ma poi è pulitissima, veramente è una città straordinaria. Ci sono soggetti come me, guardami, quindi. Laura, finalmente ti conosco, perché ti ho vista prima, eri sempre col tuo Niccolò in braccio. Poverino, sì, non voleva staccarsi. Ma oggi ti sentirai più moglie o mamma? Ma tutte e due, uguale. Tutte e due uguale. Tutte e due uguale. È ancora molto piccolo, per cui insomma... È per quello. Allora, parliamo anche del tuo abito. Mi piace molto. E tra l'altro complimenti per tutti gli addobbi floreali di questa chiesa splendida. Ma perché avete scelto appunto il blu come... Il nostro colore preferito. Perché? Così, anche a casa abbiamo tutto blu, l'arredamento. Forse per ricordare Niccolò che è un maschio. Ah, anche, ma quello c'è più l'azzurro, anche poi vedrete al campo, ci sono i fiori azzurri, però il blu è più che altro perché è il nostro colore preferito. Senti, ma cosa vuol dire vedrete al campo? Dove andiamo adesso? Dove mi porti a mangiare? In un campo di calcio. In un campo di calcio mi porti? Ma qua a Susa? Ma perché non andiamo in un ristorante? Perché noi siamo controtendenza. No, perché lui, lo sposo, gioca a calcio da quando ha 4 anni, qua a Susa, e allora volevamo un po' rendere omaggio a questa cosa qua. Ma allora non lo fa come professionista, ossia un... No, lo fa più come passione, cioè poi è quasi a livello professionista. Che ruolo ha? E lui è un difensore. Ah, ok, allora magari stasera ci scappa anche una partita di calcio. C'è molta probabilità, tra ubriachi, ubriachi contro sani, secondo me. Arriva la tua macchina, forse? Ah, ecco, sono degli invitati che iniziano ad andare, lo sanno che devono andare in un campo di calcio e non in un ristorante. Susa, sì, sì, sanno tutti.
Devo dire che è stato uno degli aperitivi più piacevoli della mia vita, perché davvero è una vista straordinaria. Tutto intorno ci sono le montagne della Valle di Susa. Noi siamo qui su questa bellissima erba del campo sportivo. Tra l'altro è molto molto particolare il modo che hanno scelto i nostri ragazzi per descrivere il menù. Guardate che meraviglia, è un campo di calcio, un modo davvero molto molto originale. E ne approfitto per presentarvi a questo punto il piccolo Nicolo. Ecco, allora è giusto, giusto, tu non ti puoi girare, allora vedi, ci metti, ah, ma allora mi fai dispetti, ti rigiri di nuovo, ma perché non guardi me anziché questa bella collana? Nicolò, hai visto? La mamma e il papà si sono sposati oggi, eh? Senti, vedo che sei in braccio a una tata. Chi sei tu? Io sono Bruna. Bruna, oggi così ti prendi questo impegno di guardare il piccolo Nicolò? Un attimino, ma siamo in tanti. È bravissimo, è bellissimo e bravissimo. Tu sei amica della sposa? Sì, sono un'amichissima. Per anni avete lavorato insieme? Abbiamo lavorato insieme diversi anni. Senti, ma parliamo di lui, di questo bambino, ma come sei elegante! E giustamente c'ha le scarpe da ginnastica, perché ricordiamo che siamo in un campo di calcio. A questo punto mi piacerebbe davvero presentarvi lo sposo e abbiamo scelto di farlo qua, sul suo campo, perché lui su questa erba è cresciuto, ma non è ancora arrivato perché sta scattando ancora le foto. E allora andiamo un po' a vedere, ma chi saranno questi ragazzi? Magari, ah, ecco, c'è lui con gli amici. Giocate insieme? Allora facciamo questa foto, la facciamo anche noi con la nostra telecamera. Anche voi giocate a calcio? Io faccio il massaggiatore. Bene. Buono a sapersi. Sì, sì, sì. E io sì, gioco con lui. Che ruolo? Difensore come lui. Io sono il presidente. Sì, almeno mi dicono così, perché si vede col futuro. Come va questa società? Ma speriamo, abbiamo delle ambizioni molto promettenti, speriamo di fare bene con questi giovani. Possiamo aiutarvi in qualche modo? Non so, vuoi fare un po' di promozione? 100.000 euro e penso che l'eccellenza sarà a disposizione. E tu chi sei? Sono compagno anch'io di calcio di Berna. E difensore anche tu, no? Basta, non se ne può più. No, centrocampista. Ma il portiere c'è? No, però c'è il mister. Ma poi dopo farete una partita? No. Ma contro chi? Ah, non lo so, dipende da lui. E finalmente posso presentarvi lo sposo di questa giornata, ovvero Bernardo. Allora Bernardo, come ti sei? Ma che belle scarpe che hai! Bluette tra l'altro, Il vostro colore preferito. La ragazza, ma è tua moglie. Allora mia moglie, è vero, devo abituarmi. Senti, ma insomma, vuoi fare una dedica a lei? No, mi ha rovinato. No, scherzo. Lui è un po' così, è un po' tenebroso, ma poi insomma c'è un po' di tensione in una giornata come questa. Adesso è andata via, prima ce n'era. Perché noi parliamo sempre solo della tensione della sposa, ma non è vero, penso che anche voi uomini vi emozionate, magari hai dormito questa notte ad esempio? No, ho dormito sì, perché lavorando poi ho dormito. Che lavoro fai tu? Lavoro in fabbrica a Bruzzo. Ecco, allora insomma, hai lavorato fino all'altro ieri, fino a venerdì? Fino a sabato mattina alle 6. Ah, caspita, allora, e adesso è per un po' di giorni? No, fine domani sera poi rientro. Ah, allora non fate subito il viaggio di nozze? No, ma non lo facciamo, perché tanto a me poi scade il contratto, quindi... Oh. Dai, potresti rimanere senza lavoro? Sì. Cioè, in teoria so già che me lo rinnovano, però c'è l'idea di rimanere senza lavoro. Ma sei un precario, certo che sposarsi, avere già un bambino con questa situazione non è bello, Lo diciamo anche ai nostri politici italiani, dai, dobbiamo un po' incoraggiare i giovani, i matrimoni, Fate qualcosa.
Ma comunque voglio dire, la Valle Susa è piena di risorse, è un territorio, dai, comunque oggi non ci pensare, è un giorno molto molto bello, complimenti per questa scelta, perché avete organizzato un matrimonio davvero sentito, curato nei piccoli particolari. Noi, guarda, in questo momento stiamo anche facendo vedere la sala allestita, ti sei preso la briga di scegliere per ogni tavola un giocatore, un calciatore, mi dici quali sono i tuoi preferiti? No, il mio è Del Piero. Però lì non c'è neanche Del Piero, perché alla fine ha scelto tutta la mia ragazza. E vabbè, ma almeno i giocatori li potevi scegliere tu. Scusami Bernardo, ma almeno i giocatori li dovevi scegliere tu. L'ho fatto decidere a lei. Va bene, allora a questo punto voglio ringraziare anche il catering Cucina Mobile, che anche questa volta è con noi, un menù molto molto particolare. Adesso, visto che anch'io ho ricevuto la vostra partecipazione, per questo vi ringrazio, siete stati davvero molto molto carini. Sai cosa facciamo? Ci sediamo e ci facciamo una bella mangiata. Buona fortuna anche per il tuo lavoro. Posso darti un bacio?